Eccoci qua, eccoci qua, buonasera. Il telegiornale partirà col tema delle riaperture. Per quanti giorni vi abbiamo detto il 17, lunedì 17, cambieranno molte cose. Si allungherà il coprifuoco, forse si potrà entrare dentro i ristoranti invece che stare all'aperto, col vantaggio solo di quelli che hanno il DeOR e tante altre cose. I centri commerciali aperti nel weekend. Tutte le forze politiche praticamente della maggioranza spingevano in questo senso e anche eh, dalla destra eh, l'opposizione di Fratelli d'Italia. Ma in realtà questo che sembrava un eh, desiderio che si stava facendo concretezza attraverso gli interventi oggi dopo il Consiglio dei Ministri in una sorta di cabina e di regia non ufficiale eh, che era dedicata al DL Sostegni e che sono stati presentati quindi... Più formalmente come proposta sul coprifuoco e sui centri commerciali, mettiamo dal centro-destra, da, eh, da Forza Italia e, e dalla Lega, la questione eh, del coprifuoco a mezzanotte, da parte di, del Movimento 5 Stelle, i centri commerciali aperti nel fine settimana. Tutte queste cose si sono scontrate all'improvviso, pochi minuti fa, contro la presa di posizione ufficiale di Ufficiale, che è stata fatta trapelare in maniera chiara. Da Palazzo Chigi di Draghi. Niente, non si fa niente questa settimana. Lunedì si fa la cabina di regia per vedere di eh, cominciare a eh, individuare la situazione anche alla luce dei nuovi dati. Quindi, lunedì 17 non succede niente. E per di più, visto che oggi si parlava appunto, come vi avevo accennato, anche eh, del decreto Sostegni, calma e gesso perché ci sono ancora troppi punti in sospeso. Questo, in poche parole, fatte filtrare eh, da eh, Draghi, ciò che ha fatto saltare completamente eh, tutto il castello che si era costruito durante tutta la giornata e per il quale erano anche pronti titoli e testi dei servizi dei telegiornali. Ma come vedete, abbiamo fatto in tempo, per fortuna, a, a saperlo. In una giornata che, tra l'altro, conferma eh, una tendenza che è positiva perché l'indice di eh, l'indice di positività che, eh, che come sapete è stato molto a lungo, oltre il 10% per scendere al 4% e poi al 3%, oggi è al 2-4% segno evidentemente di una perdita di forza dei eh, contagi, anche se eh, molti restano ancora i eh, decessi. E parallelamente arrivano i primi dati positivi dall'Istat, che con i numeri non scherza riguardo alle prospettive della ripresa. I segnali Tecnici, netti, coi dati, coi numeri eh, ci sono. Ma vedremo tante, eh, tante altre cose nel nostro telegiornale perché la politica litiga eh, sui sindaci, sul, sulla prospettiva che è ormai di quattro mesi delle elezioni eh, per eh, appunto, i primi cittadini delle grandi città dopo la rottura su Roma, come sapete, pur flautata. Diciamo, eh, pur eh, ammorbidita tra 5 Stelle e, e PD, un'analoga situazione si registra a Torino dove la sindaca uscente Appendino Pendino dice non, non si parla adesso assolutamente di una desistenza eventuale a favore del eh, Partito Democratico nel secondo turno, di un'indicazione di voto a favore del secondo turno. Quindi questo fa capire che un po' ovunque le cose eh, vanno diversamente dal previsto e dello sperato. E poi... Eh, Beh, la vicenda del centrodestra a speculare con Albertini a Milano e Bertolaso a Roma, che dicono no, non ci candidiamo, non accettiamo la candidatura. Ma forse E' quindi una sospensione tra sì e no. Ma nel telegiornale c'è tanta altra roba sulla giustizia, su Mattarella e anche su Israele e palestinesi, dove la situazione si fa ancora più grave, più brutta, più mortale. E poi quello che è successo in Russia. 30 secondi, di titoli. Il colpo di scena delle 20: Draghi non cambia linea sulla mitigazione delle misure anti-Covid. Tutto resta così anche lunedì 17, anzi, proprio da quel giorno si comincia a riparlare di cosa si può cambiare. Il Premier frena anche sul decreto sostegni, deve essere cambiato, deve essere rivisto in molte cose. Respinto il pressing di Lega Italia Viva e Forza Italia. Per rivedere il coprifuoco, allungandolo al, al 24, ma anche sono state rimbalzate eh, PD e 5 Stelle sui centri commerciali e anche eh, sulle stesse questioni eh, delle riaperture. Soltanto l'EU era rimasta la più prudente. Si conferma la discesa della curva, il tasso di positività è ora al 2,4%, mai così basso da ottobre. 7.000 nuovi casi, migliorano gli indicatori ospedalieri, tornano però a salire le vittime, ma si sa della domenica e del lunedì, oggi 251. Per la prima volta anche l'Istat descrive prospettive favorevoli per l'economia italiana. I segnali positivi arrivano dal mercato del lavoro, dalle vendite al dettaglio che mostrano stabilità, dall'incremento della fiducia delle famiglie e imprese e dal calo del PIL più contenuto rispetto all'Eurozona. Salta anche a Torino l'alleanza tra 5 Stelle e PD per le comunali, la sindaca uscente Pendino nega la possibilità di un appoggio ai DEM in caso di balottaggio nella capitale dove il tentativo di convergere come si sa su Zingaretti è fallito perché la Raggi resta in campo e i 5 Stelle si sono allineati con lei, il PD si prepara alle primarie con Gualtieri in polo ma anche nel centrodestra è tutto meno che facile. Bertolaso ha smentito ancora una volta la sua candidatura al Campidoglio e a Milano dove c'è anche Bertolaso si sa ora per i vaccini, l'ex sindaco Albertini riafferma il suo no, ma tutte e due lasciano spiragli. Pioggia di razzi di Hamas contro Israele, due donne sono rimaste uccise, ma Israele reagisce durissimamente con attacchi su 140 obiettivi nella striscia di Gaza, in cui sono morte almeno 24 persone, tra cui 9 minorenni e due comandanti della jihad islamica. L'Unione Europea chiede lo stop immediato delle violenze, ma Netanyahu annuncia di voler aumentare la potenza e il ritmo degli attacchi. Una strage, quella di oggi, in una scuola di Kazan, in Russia, la sesta città del paese, che ricorda le tante avvenute negli Stati Uniti. Un giovane 19 anni entra nella scuola dove si era diplomato, armato di una mitragliatrice e apre il fuoco. Il bilancio, nove morti, decine di feriti, di cui otto in gravi condizioni. Il ragazzo dopo l'arresto ha detto di odiare tutti e di essersi reso conto di essere Dio. Putin promette una stretta, una stretta sul porto d'armi, ricorda Biden. Buonasera, quindi a sorpresa, praticamente quando si stavano per iniziare i telegiornali, eh, le fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere in maniera informale ma chiarissima Informale ma ufficiale, potremmo eh, dire con una strana endiadi, ma molto chiarificatrice, che le cose non stanno come le si erano disegnate fino a pochi minuti prima, non ci sarà nessun allungamento della giornata fino a un coprifuoco che andasse alle 23 o alle 24 a partire da lunedì prossimo, anzi, lunedì non cambia proprio niente e da lunedì si comincia a discuterne. E non solo questo. Anche sul, eh, sui centri commerciali le cose restano come sono. Insomma, la discussione viene eh, rinviata. Vengono eh, gelati quelli che erano i bollenti spiriti di quasi tutte le forze della maggioranza, a onore del vero soltanto l'EU ha continuato a predicare la linea estrema di prudenza. E a gelare appunto, questi spiriti eh, c'è la decisione di Draghi di non cambiare nulla e peraltro di rimettere ai box anche quella bozza del decreto sostegni che sembrava già definitiva a questo punto. Le nuove modifiche si riverificheranno anche queste a partire proprio da lunedì, dal Consiglio dei Ministri la prossima settimana. Come vedete un ribaltamento, ce ne parla Laura Peri. Un giorno di pressing di tutta quasi la maggioranza per le riaperture e la fine del coprifuoco. Ma poco fa arriva la gelata di Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Mario Draghi fa sapere che il tema sarà affrontato solo a partire dalla prossima settimana. La sua strategia del rischio ragionato prevede sì un allentamento delle restrizioni, ma solo in sicurezza e con i dati consolidati sui vaccini e i contagi. L'andamento è incoraggiante, ma Draghi non vuole essere tirato per la giacchetta dai partiti. Così come slitterà anche il varo del decreto Sostegni con i 40 miliardi da investire per mettere l'economia su un sentiero di crescita. A questo tema è stato dedicato stamattina un vertice di maggioranza, non alle riaperture, come si era affrettato a precisare Palazzo Chigi, dopo le pressioni dei partiti, centrodestra di governo Italia Viva prima di tutti, per accelerare sul ritorno alla normalità. Ciononostante, dieci minuti dopo l'inizio della riunione, Maria Stella Gelmini, ministra delle Regioni di Forza Italia, a far Sapere di aver posto il tema delle riaperture e della revisione del coprifuoco bruciando sul tempo, analoghe prese di posizione della Lega, il coprifuoco è immorale mentre a Lampedusa sbarcano centinaia di migranti, mette in pista i suoi cavalli di battaglia Salvini. Ed Italia Viva è tempo di riaprire. Basta allarmismi, twitta più tardi Matteo Renzi. PD e 5 Stelle si allineano seppure con toni più prudenti e riaprire se i numeri migliorano, dicono anche loro. Tutti d'accordo, tranne l'EU, il partito del ministro della Salute Roberto Speranza, che in una nota rivendica il successo della linea della prudenza che non va abbandonata. Il centrodestra di governo fa sapere tuttavia di aver messo la questione riaperture sul tavolo di fronte al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli dopo che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, aveva lasciato la riunione, cosa che forse ha irritato il Premier. A stretto giro le altre forze di maggioranza fanno sapere che la richiesta di riunire la cabina di regia venerdì sul Covid è arrivata da tutti, come del resto è sempre stato, il tagliando insomma era previsto. Basta bandierine ideologiche di propaganda alla chiosa. Lega e Forza Italia mettono per iscritto in una mozione, già in calendario al Senato per giovedì mattina, le loro istanze. Quasi un liberi tutti. Poi lo stop di Mario Draghi. Domani intanto la ministra Gelmini e il collega Speranza incontreranno le regioni per discutere la possibile revisione dell'indice del contagio RT che rischia di far retrocedere in arancione alcuni territori. Perché con le vaccinazioni che hanno messo a sicuro i più anziani si è abbassata l'età media dei contagi, così come la pressione sugli ospedali. E tornare indietro sarebbe ingiustificato e comunque difficile da accettare per tutti. Andiamo avanti col giornale sulle cose italiane. Parleremo adesso dei vaccini, dei dati sui vaccini. Però vi voglio subito anticipare che la situazione si sta facendo gravissima tra Gaza e Israele. Vedo le immagini che probabilmente sono in diretta da Tel Aviv. Poco fa Hamas ha annunciato: come promesso abbiamo sferrato. Un attacco contro Tel Aviv. Abbiamo lanciato 130 razzi in reazione alla distruzione di un grande edificio a Gaza. Lo annuncia l'ala militare di Hamas, le brigate ZD Al-Qassam. Che cosa è ciò a cui fa riferimento Hamas è il fatto che è stato restiamo pure sulle immagini. È stato distrutto da parte dell'aviazione israeliana, un palazzo di 12 piani che era di fatto la centrale operativa eh, di Hamas o della Jihad. adesso essere, eh, vorrei essere più preciso, no, lo posso dire. Da, di Hamas, da parte della dirigenza di Hamas, è stato eh, distrutto appunto dall'aviazione israeliana che afferma di aver fatto sapere agli occupanti che stava per avvenire quell'attacco, ma questo non vuol dire che non ci siano state decine e decine di morti nella striscia di Gaza. E in questo momento Haretz, il giornale israeliano, più diciamo, aperto alle varie voci, annuncia di esplosioni che sono state udite attorno a tutta la zona centrale di Israele dopo appunto l'annuncio del lancio di razzi verso Tel Aviv. Queste le, eh, le notizie che vi dovevo dare in aggiornamento immediato in, eh, fino a questo momento e eh, torniamo adesso alle cose italiane. Aspettate che si sta spostando, scusate, tornate sulle immagini, sull si stanno spostando verso le altre zone perché probabilmente, ecco, sentite probabilmente... Si sono sentite sia sirene sia delle esplosioni in, in, questo, in questo momento. Vi ripeto, purtroppo le scene di guerra hanno un assurdo, terribile eh, fascino a volte. Forse è il caso appunto per questo di tornare, di tornare in studio e, e di e parlare di quello che sta succedendo, salvo ovviamente il fatto che torneremo eh, su quello che sta succedendo eh, tra Israele e eh, palestinesi. Andiamo allora a vedere i dati di oggi. Si comincia a vedere la schiarita, la curva del contagio cala ancora. I dati di oggi confermano la tendenza a ribasso di questi ultimi giorni. Quasi 7 mila nuovi casi, quasi 2 in più rispetto a ieri lunedì, giorno che però risente della riduzione dei test nel weekend. Quasi 300 tamponi processati. Il tasso di positività... Al 2,4%, ieri era al 3,9%, è il più basso dal 2 ottobre, sotto il 4% da più di una settimana. Sale il numero dei morti, 251, per un totale di 123.282 vittime da febbraio 2020 cala la pressione sugli ospedali, posti letto occupati nei reparti ordinari sono meno 490, in terapia intensiva meno 102. Dal confronto con lo scorso martedì si vede il miglioramento, meno contagiati e percentuale più bassa, grazie anche alla campagna di vaccinazione che procede con qualche rallentamento e con le regioni che si muovono a macchia di leopardo per quanto riguarda la somministrazione delle seconde dosi, con Pfizer Italia che oggi raccomanda di attenersi al range dei 21 giorni per il richiamo del suo vaccino, contraddicendo il parere del Comitato Tecnico Scientifico che ha autorizzato ad allungare i tempi per le seconde dosi. Tanto che da ieri Lazio, Liguria, Toscana, Emilia, Piemonte e Campania stanno allungando la data del richiamo. Nel Lazio la campagna spinge sugli over 40 che dalla prossima settimana potranno vaccinarsi dal proprio medico e nel weekend partecipare a un Open Day AstraZeneca in 21 centri vaccinali. In Lombardia le prenotazioni per il vaccino, per la fascia d'età, 50-59 anni hanno superato quota 500.000. In campagna a Napoli, con l'arrivo di più di 200.000 fiale di Pfizer, domani ripartono le vaccinazioni alla mostra d'oltremare e nell'hangar di Capo di Chino che avevano chiuso per mancanza di dosi. Il commissario straordinario per l'emergenza, Generale Figliuolo, rilancia: a giugno supereremo mezzo milione di vaccini al giorno. Le dosi finora somministrate sono oltre 24 milioni e mezzo, i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose più di 7 milioni e mezzo. E vediamo però come ci siano altri dati che è importante fornirvi subito perché l'Istat comincia a vedere meno nero, anzi tirato a rosa. Non siamo ancora al rimbalzo, il tanto atteso effetto elastico che dovrebbe rilanciare l'economia come una molla compressa da un anno di lockdown, ma comunque i segnali positivi, dice l'Istat, effettivamente ci sono. Nel primo trimestre del 2021, le stime preliminari sul prodotto interno lordo italiano indicano una riduzione consistente del calo congiunturale in atto, contenuto ad aprile fino allo 0,4%, risultato più che buono, se si pensa che nel il trimestre precedente si viaggiava intorno ad un meno 2, meno 1,8% per la precisione. In ogni caso siamo al di sotto della media della contrazione registrata nell'Eurozona, un risultato merito soprattutto della crescita del valore aggiunto dell'industria, mentre al contrario sono calati ancora i cosiddetti servizi, commercio, ristorazione e così via, settori ovviamente molto più penalizzati dalle misure restrittive antipandemia. In sostanza a marzo scorso l'indice della produzione industriale rispetto a febbraio è diminuito dello 0,1% e in confronto allo stesso periodo del 2020 è cresciuto invece quasi del 38%, 37,7%. Anche le vendite al dettaglio si vanno via via stabilizzando, migliora l'ottimismo delle imprese per le commesse di lavoro ed anche la fiducia delle famiglie, tutti segnali che seppure indicativi contribuiscono però a sperare in una prospettiva migliore per i mesi a venire, tendenza in atto anche a livello internazionale ma appunto ancora solo tendenza nel senso che in particolare per l'Italia è ancora presso per poter parlare di dati economici strutturali, lo stesso mercato del lavoro mostra un miglioramento contenuto ma è tutto da valutare ancora l'effetto delle misure di sostegno in scadenza a partire dal blocco dei licenziamenti ora in vigore ma che prima o poi dovrà essere sospeso. Allora, vediamo la pagina politica perché anche oggi sulla questione sindaci mancano quattro mesi, tanti, pochi, pochi, alle elezioni nei grandi comuni, Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna e non soltanto il caos regna sovrano. Niente convergenze neanche al secondo turno. Chiara Appendino, sindaco uscente di Torino, dopo lo smottamento del cantiere dell'alleanza con il PD per i candidati alle comunali di ottobre, boccia anche possibili intese per il ballottaggio. O costruisce un progetto politico prima, oppure matrimoni combinati. Non funzionano le parole della sindaca, che secondo alcune voci potrebbe rivedere la sua decisione di non candidarsi. Un Ulteriore strappo che complica il disegno evocato dai leader Letta per i Idem e Conte a nome dei 5 Stelle, che provano a tessere un'alleanza organica che somiglia sempre più alla tela di Penelope. Caso emblematico quello della capitale dove il tentativo di convergere su Zingaretti è saltato per le pressioni della Raggi decisa a rimanere in campo e di una parte del movimento e dove il PD si prepara alle primarie con l'ex ministro Gualtieri in pol. Terzo incomodo nella stessa metà campo Carlo Calenda che non intende sottoporsi al voto dei Gazebo. Scenario che dà fiato a Renzi da sempre ostile all'accordo strategico con i grillini e in Possibile un'intesa con loro. Il modo sprezzante usato contro il PD a Roma dimostra che non c'è spazio per un'alleanza. Posizione che trova orecchie attente anche tra i DEM, scottati dalla mancata leadership di Conte. Caos capitale che non risparmia il centrodestra. Oggi Bertolaso, indicato come frontrunner da Lega e Forza Italia, mette ancora una volta la parola fine all'ipotesi di una sua discesa in campo. Io non mi candido, se ne facciano tutti una ragione. Chiusura su cui non tutti giurano, ci sarà ancora un tentativo. Di riportarlo nella partita, ma che rischia di provocare un effetto domino per il centrodestra, dove il dialogo tra Salvini e la Meloni è ripartito a fatica dopo una fase di gelo. Domani infatti riprendono a parlare in un vertice gli scipa per preparare il tavolo intorno al quale la prossima settimana dovrebbero sedere i leader. Le portate principali saranno appunto Roma e Milano, dove l'ex sindaco Albertini, dopo aver annunciato qualche giorno fa la sua rinuncia alla candidatura, lascia uno spiraglio aperto. Di definitivo dice c'è solo la morte, chissà che a Milano dove ha le prese con i vaccini non lo ascolta, anche Bertolaso poi c'è qualcosa che riguarda Mattarella sì, perché c'è un'inchiesta giudiziaria scottante anche con eh, nomi accademici conosciuti un telefono o un computer come megafono per urlare insulti e minacce al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ora la procura di Roma ha aperto un fascicolo su quelle decine di tweet o post aggressivi contro la carica più alta dello Stato. Ci sono 11 indagati, uomini e donne tra i 44 e i 65 anni di età. I reati ipotizzati sono offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica in un caso anche istigazione a delinquere. Le indagini sono partite lo scorso agosto quando gli stessi reati erano stati Ipotizzati nei confronti di un uomo di 46 anni, residente nella provincia di Lecce, autore di numerosi post offensivi e minacciosi contro il presidente della Repubblica. Seguendo il suo account, l'inchiesta si è allargata, scovando nuovi odiatori della rete, molti di loro appartenenti all'ambiente dell'estrema destra sovranista e Novax, con messaggi lanciati nel web contro l'operato del capo dello Stato a partire dal primo lockdown nel marzo dello scorso anno e poi anche nei mesi successivi. Non solo perché uno degli eter finiti oggi sotto Inchiesta avrebbe incitato con toni cruenti alla rivoluzione di piazza contro il Presidente della Repubblica. Perquisizioni e sequestri di apparati telematici ci sono stati questa mattina in molte città d'Italia, dal nord al sud. Le indagini condotte dai Ross mirano a capire se tutti gli indagati appartenessero a una sola rete, se ci sia un piano dietro le aggressioni verbali al capo dello Stato. Tra gli indagati c'è anche Marco Gervasoni, 53 anni, professore di storia contemporanea all'Università del Molise, tristemente noto per un tweet sulla vicepresidente della regione Emilia-Romagna, Elli Schlein, scelta per la copertina dell'Espresso nel settembre dello scorso anno, ma che è un uomo, il commento sessista di Gervasoni. Andiamo subito con le immagini a Tel Aviv, guardate queste immagini, secondo l'emittente americana CNN è stato colpito un edificio, già c'era stata notizia di altri. Colpi che avevano raggiunto i sobborghi della principale città israeliana, che si trova sulla costa e in linea d'aria, non è lontana dalla striscia di Gaza. Ora si attendono ovviamente notizie a questo riguardo, ma queste immagini fanno capire la gravità della situazione anche in quella che è la città israeliana più famosa del mondo, più aperta al mondo e alle diversità. Torneremo ovviamente su questa vicenda, di cui vi abbiamo già parlato nel corso del TG con le notizie che arrivavano, allora cercheremo di capire, ovviamente non è successo solo questo, l'abbiamo già spiegato anche prima, è una vera e propria guerra aperta quella tra i palestinesi, soprattutto ma non solo della striscia di Gaza e gli israeliani, ci sono stati colpi gravi anche da parte dell'aviazione di Gerusalemme nei confronti appunto del, di cose e persone nella striscia di Gaza. Ma andiamo adesso a un'altra vicenda, la magistratura. Guai non solo da Amara. La vicenda dell'avvocato ed ex consulente di Eni, Piero Amara, che coinvolge quattro procure in pieno svolgimento e gli appassionati del genere, gli ambienti giudiziari e politici, le forze dell'ordine, e i giornalisti, continuano a chiedersi quanto e soprattutto cosa sia vero dei tanti fatti riferiti dal legale siciliano ai PM di Milano e di Perugia. Obiettivo primario di tutti, arrivare a conoscere con assoluta certezza contorni e contenuti di Ungheria, la loggia massonica che negli anni passati Avrebbe orientato nomine e incarichi, soprattutto nella magistratura. Alcuni definiscono Mara un avvelenatore di pozzi, altri ritengono che intrecci con furbizia dichiarazioni vere, verosimili e false, ma è innegabile che negli ultimi anni gli inquirenti lo hanno sentito sulle posizioni di 13 magistrati accusati quasi tutti di corruzione e tutti sono stati condannati oppure hanno patteggiato. Si fidava di Piero Amara anche Paolo Storari, il PM di Milano che ha acceso quest'ultima miccia perché il suo capo Francesco Greco era a suo dire inerte e non indagava sui presunti membri di Ungheria. Qualche mese dopo aver dato i verbali di Amara al consigliere del CSM Davigo, Storari scrisse addirittura una nota in cui lo metteva proprio nero su bianco che Amara era affidabile. Vedremo cosa accadrà quando le procure che indagano su Amara cominceranno a coordinarsi. Ieri Brescia e Roma si sono messe d'accordo in un attimo. Roma tiene la parte d'inchiesta relativa alla funzionaria del CSM contraffatto, indagata per aver forse tentato di divulgare i verbali di Amara passati da Storari a Davigo 13 mesi fa a Milano e per questo competenza di Brescia. Ma per la Procura di Roma arrivano problemi ben diversi. Il Consiglio di Stato ha confermato quanto stabilito dal TAR del Lazio: l'illegittimità. Della nomina di Prestipino a suo capo decisa il 4 marzo 2020. Sei giorni prima che esplodesse lo scandalo Palamara, il procuratore generale di Firenze Marcello Viola era il favorito, ma per le note vicende la sua nomina saltò. La sentenza di oggi sancisce che Viola era stato escluso immotivatamente dai candidati da proporre al plenum. Inoltre, il CSM avrebbe valutato e comparato in modo illegittimo le rispettive attitudini direttive di Prestipino e Viola. Dopodomani il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso presentato dall'altro candidato, il procuratore di Palermo Lovoi. Solo allora il CSM potrà valutare da farsi. Stiamo vedendo le ultimissime notizie dal fronte israelo-palestinese, ma eh, vi devo dare invece un'altra informazione. C'è un nuovo episodio di tensione nel Mediterraneo orientale, siamo già in grado di vedere le immagini che sono state diffuse dalla eh, Marina militare italiana in acque contese da pescatori di vari paesi. Alcuni pescherecci della Marineria di Mazzara del Vallo sono finiti sotto attacco e cacciati dalle coste a nord di Cipro in acque territoriali turche. Le imbarcazioni italiane mentre pescavano di si pesca soprattutto ciò che è più prezioso in quella zona, il gambero rosso, sono state raggiunte da pietre e da fumogeni lanciati dai motopesca della Turchia e messe in fuga, come abbiamo visto nel documento. E allora, eh, le immagini sono ancora eh, su eh, Tel Aviv, sul centro eh, che è reso buio non soltanto da allora ma anche dal di fatto coprifuoco che è stato ordinato per la situazione di grave, di grave pericolo. Sono già stati eh, lanciati, eh, Gaza ha da Gaza ha annunciato Hamas, tre, 130 razzi verso la principale città israeliana. Sicuramente alcuni di loro eh, sono arrivati a bersaglio. Uno l'abbiamo eh, mostrato praticamente in diretta. Questo è stato il seguito. Del, eh, dell'azione, è stato detto direttamente anche da Hamas, dell'azione che è stata compiuta da parte dell'aviazione israeliana contro un palazzo eh, di 12 piani disabitato che in realtà ospita, ospitava perché quel palazzo è stato raso al suolo la direzione di Hamas, non si conosce il numero eh, delle vittime, dice l'aviazione israeliana di aver preavvertito dell'azione precisa di quell'abbattimento in modo da permettere a chi si trovava all'interno dell'edificio di, eh, di mettersi in salvo. Questa è la fonte però di Israele. E ve lo dico, cari telespettatori, torniamo pure in studio. Eh, la, quella questione, la questione ebraica, poi la questione di Israele, poi la questione eh, della Palestina, dei eh, profughi, del diritto alla terra, è una questione che ci portiamo avanti da... È 70 anni, da prima che la gran parte di noi eh, nascesse. È una questione che non si risolve oggi. Ci sarà comunque chi affronterà con un occhio particolare di pregiudizio da una parte e dall'altra quello che sta accadendo. Quello che sta accadendo, però, purtroppo è che la parola è alle armi. Prima di tutto questo, cosa è successo oggi? Andiamo in ordine cronologico. Da Gerusalemme a Gaza, l'ultima crisi militare tra israeliani e palestinesi inizia la sua seconda giornata di bombardamenti su dieci di confronto, con l'avvertimento di Benjamin Netanyahu, Premier israeliano, che dice se attaccati intensificheremo le azioni contro Hamas che governa Gaza e dunque per noi è la responsabile prima di quanto sta accadendo. Parole dure, quelle del Premier, che per qualche ora spostano l'attenzione di Israele dalla crisi di governo con il primo ministro in carica in netta difficoltà. La risposta di Hamas non si fa attendere dalla striscia di Gaza. Due razzi A120 di moderna concezione e provenienza iraniana ed un raggio di copertura di decine e decine di chilometri provocano la morte di due donne e il ferimento di altre sei persone ad Ashkelon. Altri 70 feriti sono registrati nel comprensore di Ashdod, sempre adiacente la striscia di Gaza. Troppo per Sahel, la forza di difesa israeliana, che nelle prime ore del pomeriggio, dopo i raid della fine giornata di ieri, mette in campo, anzi alza in cielo almeno 80 veivoli da combattimento, compresa una F-35, prima che si levassero in volo erano già una trentina le vittime dichiarate dagli ospedali della striscia, tra cui 9 bambini e non meno di 150 feriti provocati dalle bombe israeliane, obiettivi degli attacchi israeliani, vertici militari non solo di Hamas ma anche della Jihad islamica che in 5 minuti hanno lanciato almeno 140 razzi verso Israele e successivamente altri 450 missili A120, 200 quelli intercettati dalle batterie difensive israeliane e un centinaio quelli caduti in zona disabitata del sud di Israele finché non sarà ristabilita la calma le operazioni continueranno annuncia il ministro della difesa Benny Gantz per ogni giorno di violenza faremo tornare i palestinesi armati indietro di anni sempre Gantz di concerto con premier e generali ha autorizzato se necessario il richiamo di almeno 5000 riservisti secondo alcuni media israeliani il primo ministro avrebbe poi respinto per ora una richiesta di tregua avanzata sempre da Hamas e c'è poi Tanto dichiarato dal capo di Stato Maggiore di Israele, Avid Kohali, che dice a chiare lettere bisogna aspettarsi un conflitto più ampio ed aspero di quanto immaginato e senza per ora alcun limite di tempo. E su questo, detto che anche in Italia ci sono state odiose prese di posizione contro le varie forze politiche che, e i leader che prendevano posizione sulla sulla vicenda, eh, eh, vi devo aggiornare su un aspetto: che gli Stati Uniti in questo momento hanno chiesto a Israele e ai palestinesi di porre fine alla profondamente ingiustificata e vergognosa eh, serie di uccisioni di eh, civili. Questo è quanto è stato comunicato dalla eh, Casa Bianca. Controllo ultimissime. Le ultimissime notizie al riguardo eh, sì, non ci sono eh, importantissime novità, ci sono appunto alcuni razzi che hanno raggiunto ovviamente eh, bersagli che però erano eh, di, privi di gente, che è la cosa più importante e di interesse strategico che interessa le parti in campo e niente di più. Dopo di noi, scusandomi per il ritardo, è ovvio e anche giustificabile. Eh, a 8 e mezzo Lili Gruber ospita Roberto Gualtieri neocandidato come si sa sindaco di Roma Evelina Cristilena, Andrea Scanzi e Antonella Viola ci fermiamo allora, andiamo velocemente alle, alle, alle borse prima di dirvi se ci sono novità eh, da Israele e Palestina Dow Jones in questo momento pesantemente in negativo a New York, 1,44% la perdita, e meno 0,06% il Nasdaq, ma Milano come tutta l'Europa aveva perso molto, 1,64% il meno in percentuale appunto del, eh, dell'indice Fuzzi-Mib. E in questo momento, come vi promettevo, le ultimissime eh, notizie da eh, Israele ci parlano di eh, feriti in seguito al, vediamo le immagini in seguito agli attacchi attraverso 130 missili dichiarati eh, scusate missili vuol dire razzi in questo caso eh, dichiarati eh, da Hamas come risposta all'attacco eh, da parte dell'aviazione israeliana che ha distrutto il palazzo di 12 piani che è la sede di fatto della direzione eh, di Hamas eh, stretta. Ovviamente vi informeremo del corso della serata ora in linea a Lily Gruber, ci vediamo domani sera, buonasera.